Buonasera a tutti e a tutte e vi do il benvenuto a questo forum di Terra Madre sulle mense scolastiche. Allora, prima di iniziare vi do solo qualche informazione tecnica sullo svolgimento di questo appuntamento. Il forum si tiene in modalità webinar e quindi i microfoni e le videocamere del pubblico rimarranno spente per tutta la durata dell'appuntamento. La prima parte del forum sarà dedicata agli interventi dei relatori, mentre negli ultimi 20 minuti, nell'ultima sessione, daremo spazio alle domande del pubblico. E quindi siete caldamente invitati a inoltrarci le vostre domande utilizzando la chat. Per chi ci segue su Zoom e si è registrato, è disponibile la traduzione simultanea in italiano, francese e inglese. La potete attivare cliccando la lingua desiderata sull'icona a forma di globo e per la traduzione simultanea in italiano dovete selezionare il coreano. Vi ricordo che siamo in diretta streaming anche sul sito di Terra Madre Salone del Gusto e sul canale YouTube di Slow Food. Provvedo quindi velocemente a introdurvi la moderatrice di questo incontro, Francesca Rocchi. Francesca è la delegata di Slow Food Italia sul tema delle mense scolastiche, è un argomento che seguo ormai da diversi anni e ci tengo a dirlo anche con moltissimo entusiasmo e passione. Le passo quindi la parola e auguro a tutti voi un buon ascolto. Grazie. Beh, grazie mille Elena, perché entusiasmo e passione mi sembra che siano nati insieme in questo progetto con te, quindi grazie. Beh, ciao a tutti, benvenuti a questo altro appuntamento che devo dire è un appuntamento atteso da noi che ci occupiamo di mense scolastiche, perché ormai è diventato quasi un appuntamento ormai scandito nel tempo, perché di solito si tiene a Terra Madre quando lo facciamo insomma a Torino. E credo questa sia già forse la quarta o la terza volta che comunque ci riuniamo come rete internazionale delle mense. E io ricordo che Terra Madre è un luogo che in questo momento qui è virtuale, ma che dura 6 mesi, che ospita più di 500 produttori che potete incontrare tutti i giorni, e tutti i giorni potete assistere a dei momenti come questo di riflessione, di incontro, per capire che cosa vogliamo fare come Slow Food, ma come soprattutto cosa vogliono fare tutti questi produttori, tutta la rete del cibo buono, pulito e giusto del mondo. Quindi oggi parliamo di mense, è un tema, come sapete, molto delicato, molto difficile, mi viene da dire, no, non trovo mai altre parole, perché in effetti è veramente complicato occuparsi di politica del cibo dentro la scuola attraverso i governi, e quindi tutto questo diventa faticoso soprattutto perché il cibo, come sapete, in questo momento qui viene vissuto come un grandissimo business, quindi il diritto al cibo buono, pulito e giusto bisogna conquistarselo. E i tre personaggi, i nostri tre ospiti che abbiamo oggi sono proprio degli esempi di come ci si può conquistare un posto proprio dentro a questo grandissimo ambito del diritto al cibo attraverso l'impegno che loro stessi portano attraverso i loro progetti dentro le scuole. E la cosa che li accomuna tutti e tre sono tre esperienze che avremo appunto modo di conoscere tra poco, è proprio questa capacità di aver unito la loro capacità di essere prima di tutto anche cuochi, o comunque nel caso di Tom non è un cuoco ma frequenta i cuochi, e aver messo in relazione proprio il mondo della cucina con lo strettissimo legame che c'è nelle mense scolastiche, che è quello dell'educazione, cioè riuscire ad educare attraverso il cibo e facendo divertire e ricreando quel momento di gioia proprio in questo momento che è la mensa scolastica.
e dando la possibilità di capire dei concetti fondamentali come quelli della sostenibilità e del diritto appunto al cibo e della gioia di stare insieme, della convivialità, imparando che cosa sono le nostre radici, come il cibo ci riporta alla nostra storia e come il cibo sia cultura, che è qualcosa che chiaramente noi di Slow Food abbiamo molto 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 chiaro. Abbiamo un'ora, come diceva Elena, abbiamo la prima parte dove racconteremo le esperienze, saranno i relatori a raccontarvela, e poi le domande. Quindi non voglio perdere altro tempo perché credo sia molto importante che voi sentiate soprattutto loro. E vi presento intanto la nostra prima relatrice di oggi, che è Jennifer De Vivo. Jenny anche, la trovate anche su Instagram, è una persona veramente eclettica. Io ho avuto modo di conoscerla anche per preparare questo momento, e è uno dei tanti personaggi della rete internazionale delle mense. E Jenny ha la capacità di essere assolutamente empatica anche attraverso solamente un video oppure proprio attraverso anche la sua gioia di vivere che trapela da proprio anche quando voi la vedete, per esempio appunto su Instagram o quando lei vi racconta le sue ricette. Però che chi è Jenny De Vivo, Jennifer De Vivo? Lei è, scusate che l'ho scritto bene per non proprio dimenticarmi niente, lei è l'executive chef e direttore delle mense per le Up Island School nell'isola di Martha's Vineyard, per cui siamo nel Massachusetts e lei, credo lì siano le 11 di mattina in questo momento. Quindi benvenuta Jennifer. Hi everybody. Hi everybody, and welcome to this incredible forum. I am honored to enjoy and join this imperative conversation. School food is a must, as it gives our children an opportunity to grow healthy relationships with food. So as Francesca said, I am the executive chef and cafe director for two schools here on Martha's Vineyard, which is an island off the coast of Massachusetts. And in 2009, I was given an opportunity to work in a cafeteria at one of these schools for a for-profit company. And I quickly realized that the food that was being served was not nutrient dense or healthy or thoughtful or conscious or fair. So I worked diligently for 2 years and gathered imperative information that I could share with my school officials and town officials, and basically got the company kicked off the island and was given the opportunity to cook for these two schools. So I launched my independent meals program in 2012 with the mission to ensure that my food was thoughtfully sourced locally when possible, that I fostered real relationships with my farmers and my fishermen and my food purveyors, so that in turn I could tell the children the story of where their food comes from and how it was made and the important steps that they need to take as young individuals in our global community to invest in their health, wealth, and food choices. We prioritize quality, nutrient-dense, healthy food every day. And budget-friendly is very important. So what I did from the get-go was erase what I like to call the mall mentality. Here in America, in shopping malls, we'll have food courts. And I found that some of the school meals programs offered way too many choices for these children. And too many choices led the children to just go with what was familiar. So they chose the unhealthy options. So by offering one meal, a hot meal every single day, as well as a salad bar meal, I'm able to cut my costs, but source real quality ingredients. Of course, I work in conjunction with the USDA, which is very helpful, but the fact that I can tell my kids the story of where their food comes from matters every single day. I believe it's important to teach children that it's not only what they eat, but how they eat.
So we focus a great deal on no food waste, not only in my school kitchen, but in the cafeteria. We use compostable products whenever possible. However, trays and cups and silverware are used every single day. It's important for the kids to understand that they are responsible not only for healthy eating, but for eliminating the food waste correctly, for composting and putting their cutlery and their glasses and their trays away properly. Understanding that each and every moment they are in the cafeteria is an educational experience. Every time they take a bite is a learning experience and a lifetime experience. We strive to serve food in my cafeteria that has no hormones or chemicals or dyes. We also like to implement educational experiences every single day. So for instance, in 2016, I became the first elementary school in the United States to implement a locally sourced seafood program. I was able to connect with a local fish producer in Boston, Massachusetts, who sells me incredibly sustainable fish every single week. And since 2016, every single Friday, we serve fish to the children in our community. We integrate the fishermen, how the fish was caught. The menus are very simple and approachable. And the children now, without a doubt, are just as in love with fish as they are with pizza. So for me, being able to scratch cook a delicious and nutritious meal for my school community every single day with ingredients that I am believing in and knowing where they came from, in turn allows these children in my cafeteria to trust me and to try new foods and to develop healthy eating habits and develop a healthy relationship with the world at large. It's our responsibility to teach these kids that food is love and giving is powerful, and watching them eat on a daily basis gives me so much. So the thought that when you give, you receive, it's definitely true, because not only are these kids healthy and ready for their school day, they know what the choices are when they go to the market with their parents, and they can guide their parents into healthy choices. These lifelong experiences are priceless, and my job is probably one of the most exhilarating and rewarding experiences I have ever had. Getting this opportunity to teach on a daily basis through food is invigorating. And I have children over the last 10 years who still call on me for recipes and advice and will join me in the kitchen. There is nothing better than telling kids where their food comes from and watching them enjoy the food that they eat. Intanto grazie Jenny anche per i tempi, insomma sei stata bravissima, hai chiuso tutto bene, ci hai raccontato molto molto bene questa tua esperienza veramente bella pensando che siete negli Stati Uniti. Intanto tantissimi auguri anche per questi 4 anni di presidenza nuova. Speriamo che ci sia anche aria nuova sotto tutti i punti di vista. E speriamo. E, sì, mi piacerebbe restare lì a chiederti tantissime cose. Intanto, come state affrontando l'obesità e tutti questi grandissimi problemi che purtroppo sono problemi che non riguardano solo gli Stati Uniti, ma tantissimi paesi ormai. E, però se mai vediamo, se dopo c'è tempo, magari facciamo un secondo giro e vediamo di riuscire a dire qualche cos'altro. Intanto grazie e complimenti. Ci hai fatto già venire fame con tutti quelle bellissime fotografie che abbiamo visto. E io passerei quindi a Tom. Stiamo andando in Repubblica Ceca. E stiamo parlando con un uomo di Slow Food, perché Tom Vaclavic è il convivium leader, il delegato, la persona che segue Slow Food nella Repubblica Ceca a Brno.
Io ve lo presento brevemente, spero anche di riuscire a azzeccare un po' la pronuncia giusta del ceco, perché lui è il direttore del programma di Skutezne Zrada Skola, che è un veramente... è giusta la pronuncia, Tom? Boh, non lo so, spero di sì. Perfetto. Perfetto, meno male. No, la cosa che è bella del progetto ceco e di Tom è che noi stiamo parlando di un progetto che è già al sesto anno di vita, poi adesso Tom ce lo racconterà meglio, però coinvolge 65.000 bambini, 405 scuole, mette in piedi un sacco di legami tra produttori locali e le scuole, cioè stiamo parlando del vero concetto di terra madre, del buono, pulito e giusto, della necessità di occuparci dei produttori attraverso questi esempi così importanti e dentro la scuola. Quindi lascio la parola a Tom, che anche vedo già da questa bella foto ci comincia a raccontare questo progetto della Repubblica Ceca. Thank you very much, Francesca. Good evening, everybody. At least it is evening in Central Europe, where I am sitting now and where I come from. Jenny was just talking to us from Massachusetts, but probably it's early afternoon. I don't know where the rest of you are from, but have a nice day, everybody. My name is Tom. I come from Czech Republic, from the second largest city in the Czech Republic. And about 6 years ago, I and my friends started a project called Skutečně zdravá škola, which in English means really healthy school. We were mostly parents with kids attending schools and of course eating at school cafeterias, and we were feeling that we could do something more than what the school canteens were offering our kids in the food aisle. And we were also influenced by our friends in the United Kingdom, by their project Food for Life. We were influenced by them and inspired, and we said to ourselves that perhaps we would like to start something similar in the Czech schools. And so we did. And 5 years ago, we introduced our program to the Czech schools. We started with 15 pilot schools. And now, as Francesca told you, we are working with over 400 schools in the whole of Czech Republic, with over 66,000 children, pupils, and students. I prepared a presentation, but then it was a lot of words in English, so I decided that I'd rather show you some pictures from our schools, and perhaps that would give you a better glimpse of what we are doing. Our program is working with a whole school approach. What that means? Well, that means that we're not only working with the cafeterias, with the school canteens, but we're working with the whole school. We're working with the teachers, with the leadership of the schools. We're involving the children and the pupils, and we are involving the whole community, the whole school community, including parents and the farmers and the food producers that are delivering good food to the cafeterias. As I said, it's a whole school approach, which means that before the children come to the school cafeteria, they should have already learned about where their food comes from, get some
practical skills in cooking, in gardening. We also take the kids to local farmers to see where the food comes from and how it's produced. And then when they come to the cafeteria, they're already hungry for good food. And they know that the food came from a local farm, that it's very hard to produce, that it was cooked for them from early morning by the school cooks, and that they should enjoy the food and eliminate any waste. The program is divided into three levels: bronze, silver, and gold. On every level, there are criterias that the schools are trying to fulfill. Once they fulfill the criteria, they can ask for an award: bronze award, silver, or gold award. We also offer educational seminars for the cooks, for the pupils, and also for the parents. Last year, because of the COVID, we moved our seminars online and are offering regular webinars for all the people in our schools. As I said, we have now over 400 schools in the programs, from kindergartens to primary schools, and also even a few secondary schools with older students. We work and involve the local community. You can see in the picture grandparents sowing seeds with their grandchildren in a kindergarten. Every spring, we do a grandparent gardening week and invite grandparents to the gardens to work together with their grandchildren. We take our kids to local farms, not only to see, but to actually do some work to see how hard it is to produce their food. And then they enjoy the food in the cafeteria. I am very happy to share our story with you. And if you have any questions, I am ready to answer them later in the program. Thank you very much for your presence. Beh, grazie Tom. Bellissimo, bellissimo vedere questi bambini all'opera. Era infatti una cosa che volevo chiedere, lo chiederei anche a Jenny poi, se avete anche l'orto. Io ho visto che ovviamente voi sì, attivate, come dicevi te, un sistema olistico, e questo è fondamentale, è fantastico, perché alla fine è proprio vedendo come si produce che i bambini capiscono veramente, come dicevi tu, la fatica e che cosa c'è dietro un cibo, e poi se lo godono, come hai concluso tu. Quindi complimenti, ed è confortante, insomma, ricordavano tanto le foto del nostro progetto Orto in Condotta, nato qui in Italia, e come vedi, insomma, sei nel convivium di Slow Food Brno, però alla fine siamo veramente tutti la stessa rete. E andrei avanti sempre con le esperienze, perché adesso parliamo con Francesco Dini e ritorniamo in Italia, perché è importante quello che sta facendo questo signore, e altrettanto quanto lo è quello che fanno sia Jenny che Tom, perché in Italia loro sono stati un'avanguardia. Stiamo parlando di qualità e servizi, un'azienda che io ricordo sempre, soprattutto al pubblico italiano, è un'azienda 100% pubblica,
E loro sono la dimostrazione di come, se si vuole, si può fare anche una mensa di questo tipo, quella che ci racconterà Francesco, anche avendo grandi numeri, avendo a disposizione. Loro, immaginate che in un anno preparano circa 1.300.000 pasti per 4 comuni della Piana Fiorentina, e adesso in arrivo c'è anche un nuovo comune che si sta unendo a questa nuova possibilità di mensa. E noi siamo sempre molto orgogliosi e felici di presentarli, perché per noi rappresentano veramente un esempio di come si può portare avanti una mensa qui in Italia nel nome del buono, pulito e giusto. Io vi presento anche Francesco, lui è il direttore operativo di qualità e servizi, responsabile delle mense appunto nei comuni di Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Sesto Fiorentino, e in arrivo abbiamo anche Carmignano. E quindi Francesco, benvenuto anche a te. E mi sembra di capire che il comune denominatore di voi tre sia sicuramente il contatto con la produzione locale. Gianni ci parlava dei pescatori di Boston, Tom ci ha fatto vedere che addirittura portano i bambini nelle fattorie per far conoscere i produttori, i bambini che stavano mungendo addirittura e vengono in contatto proprio con anche con gli animali e con la terra. E voi lavorate con tantissimi produttori locali, cioè il vostro menù è solamente praticamente produzione locale. Ce lo vuoi raccontare, Francesco? Intanto benvenuto. Buonasera a tutti, mi presento, sono Francesco Dini. Se riesco a... sono il direttore operativo, ma mi piace definirmi un cuoco perché questo è stato ed è il mio mestiere da sempre, e dirigo un gruppo di persone fantastico, perché io da solo non potrei fare assolutamente niente se non avessi questo staff che tutti i giorni condivide con me idee, modi di pensare, l'amore per la nostra professione e soprattutto questa filosofia della filiera corta. Noi serviamo tutti i giorni, come ha detto Francesca, 8.000 pasti per questi 4 comuni che sono nella cintura nord di Firenze, situati nella cosiddetta Piana Fiorentina, ovvero quello che era il granaio della Firenze bella, che tutti conoscete, della Firenze dei Medici, così diciamo, la parte agricola, e che in questo momento si incastona insieme a una zona industriale, ma rimane sempre un grande polmone verde e produttivo, da cui noi per esempio ricaviamo prodotti tipo il grano, l'orzo, il farro, e questo grano che ci ha permesso di creare un pane locale a chilometro zero in accordo fra mulino, agricoltore che produce il grano, e fornaio locale che produce il pane. Io vorrei dirvi questo: io penso la potenzialità che può avere la mensa, arrivando tutti i giorni nel nostro caso a 8.000 bambini, quindi a 8.000 famiglie, nell'incidere e preservare lo sviluppo della comunità locale, e promuovendo una sana e corretta alimentazione basata nel nostro caso sulla filiera corta. In questo contesto i cuochi, chi fa gastronomia, può rivestire un ruolo veramente importante per educare al cibo e quindi educare alla vita. Noi la chiave del nostro successo l'abbiamo trovata in quelle tre parole di Carlo Pretrini: buono, pulito e giusto, che se le applichi correttamente alla tua attività ti danno la possibilità di raggiungere un risultato ottimale molto facilmente. Allora, noi per il buono cosa intendiamo? Intendiamo un'ottima proposta gastronomica che per noi deve essere la pietra angolare del nostro mestiere per costruire la comunità del cibo. Tradizione gastronomica federalizzata alla realizzazione di piatti della tradizione, perché noi dobbiamo spingere i nostri ragazzi a conoscere quella che è la nostra
cultura alimentare, un po' come diceva Jennifer, anche qua si può andare al supermercato e si trova di tutto. Le nostre città sono piene di Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Papa John's, c'è di tutto, però questo non appartiene alla nostra cultura e quindi noi dobbiamo insegnargli quella che era la nostra cultura, che essendo anche una cucina povera aveva in sé tutti gli elementi per una sana alimentazione. Noi usiamo praticamente prodotti di filiera e freschi. Se vedete in questa fotografia, noi anche le uova, usiamo uova spaccando le uova in guscio, non usiamo uovo pastorizzato. Vengano comprate da dei produttori locali che adottano un programma regionale basato sulla sana alimentazione dell'animale, che viene controllato e garantito. Usiamo tecnologia per produrre, perché la tecnologia è un aiuto valido per produrre e quindi fare un cibo buono. Vedete, vi posso far vedere, queste sono attività, foto della nostra attività. Noi abbiamo molto lavorato sull'educazione al gusto dei ragazzi, mettendo proprio, facendogli conoscere i sapori, i profumi, i prodotti della nostra terra e anche lavorando su quelli che sono i fondi di cottura, le nostre erbe spontanee locali, che abbiamo cercato di dare un gusto diverso a tutte le preparazioni che facciamo perché sia da ragazzi facilmente riconoscibile. In questo ci ha aiutato anche il fatto che noi, oltre a fare un sacco di laboratori presso le scuole, entrare in contatto con i ragazzi, grazie a Slow Food abbiamo attivato dei progetti. Sono gli orti in condotta, che molto bene si riconoscano e che Francesca diceva, e più abbiamo fatto un progetto sull'olio locale della durata di 3 anni in cui sono interessati gli insegnanti, la comunità di Slow Food, noi cuochi, e permetteranno al bambino dopo 3 anni, in questo percorso di 3 anni, di ottenere il riconoscimento di assaggiatore dell'olio locale. Questo è uno stimolo per quanto riguarda i bambini. Qui potete vedere la nostra semplice pasta all'olio, non è una pasta all'olio, ma bensì si vedano le erbe spontanee nostre che danno un gusto diverso. Quindi noi li abituiamo a questo. Per fare tutto questo noi dobbiamo mettere al centro l'uomo, perché l'uomo poi diventa fondamentale per realizzare questo progetto. Noi veramente devo dire, non smetterò mai di dire grazie ai miei colleghi, perché senza di loro noi tutto quello che abbiamo immaginato non si sarebbe potuto realizzare. Quindi noi tutti i giorni siamo impegnati a fare delle cose buone, le codifichiamo, le verifichiamo, perché anche quello è molto importante, perché dobbiamo capire se dal punto di vista gastronomico noi abbiamo sbagliato una cosa, ci dobbiamo correggere e quindi riproporre questo piatto in modo che sia gradito, sforzandoci di far capire, grazie all'insegnante, a tutta la comunità, di mangiare anche questi cibi che non si mangiano più abitualmente, ma soprattutto avendo un feedback giornaliero da parte delle scuole, da parte dei ragazzi. Noi penso siamo gli unici, forse uno dei pochi in Italia, che tutti i giorni in maniera sistematica, classe per classe, scuola per scuola, riusciamo a sapere quanto un piatto sia stato gradito, quanto un piatto sia stato consumato, e questo ci permette di capire se si tratta di un errore nostro o di un altro tipo di errore o di comunicazione che non arriva. Questo è una cosa veramente fondamentale, perché da questo non si può prescindere. Se io tutti i giorni non so com'è andata, se questo lo vengo a scoprire fra 3 mesi, non ho raggiunto niente. Ecco, questa è una foto dei laboratori che noi facciamo. Addirittura noi la nostra grande cucina la apriamo ai bambini, che vengano dentro e si divertano a fare delle cose insieme a noi, poi rimangano, abbiamo un momento conviviale insieme, rimaniamo a pranzo, ci conosciamo, ridiamo, scherziamo, mangiamo e
con molta soddisfazione quando ci rincontrano per la strada, ci chiamano, ci salutano e questo ci fa capire che siamo riusciti. Alla vostra destra invece vedete, questo è uno dei tipici lavoratori che si fa, questo è un laboratorio sulle polpette che si fanno proprio facendo mettere le mani in pasta ai bambini per poter realizzare delle cose che dopo loro mangeranno e spesso ci vengono chieste le ricette da parte dei genitori. Ecco, qui si parla dell'importanza della materia prima, Qui vedete il pulito, cosa vuol dire? Vuol dire prodotti di filiera, prodotti fatti con materie prime d'eccellenza. Per esempio, vedete qui al centro, noi usiamo una pasta fatta di grani antichi, ovvero Senatore Cappelli, essiccata a 36 gradi, una pasta che non viene distrutta da processi di essiccazione violenta che le ditte fanno per produrre di più e quindi guadagnare di più. Tra l'altro la facciamo arrivare in questi contenitori in accordo con il produttore che poi possano essere tranquillamente lavati e riutilizzati, quindi non produciamo scarti di tipo carta, cartone e plastica. Lo stesso vedete queste casse contenenti carciofi, noi lavoriamo prevalentemente con tutto materiale che anche all'agricoltore possa essere reso e quindi ci abbia un impatto minimale sull'ambiente. Inoltre noi facciamo un patto chiaro con questi agricoltori perché noi spesso ci incontriamo, ci vediamo e i nostri tecnici vanno, anche il nostro ufficio qualità va a verificare sul campo la qualità di questi alimenti, con analisi, con tutta una serie di cose. Gli agricoltori a loro volta vengono con noi nelle scuole, sono conosciuti, per esempio per gli orti in condotta hanno regalato le piantine ai ragazzi, gli hanno lavorato gratuitamente la terra e questo è un altro modo per rientrare in contatto. Il giusto cosa significa? Che questi cibi che noi acquistiamo devono essere remunerati giustamente, pagati giustamente all'agricoltore, ma dentro un range che a noi permette di far funzionare la nostra attività. Questo è stato possibile eliminando praticamente tutti quei passaggi intermedi che voi sapete ci sono normalmente nella filiera degli acquisti. Quindi se io acquisto direttamente da un agricoltore mi posso permettere di pagare più qualcosa a lui senza dover pagare intermediari. E quindi dice per questo sosteniamo l'agricoltore, sosteniamo l'ambiente locale perché benché noi viviamo nella bellissima Toscana anche noi siamo arrivati quasi al 50% di territorio agricolo abbandonato. Quindi noi il nostro sforzo è quello proprio di puntare sul locale perché questo il nostro territorio debba rinascere. Quando noi facciamo un accordo con un agricoltore che magari ha un campo di un ettaro coltivato a cavoli e l'anno dopo, grazie al nostro lavoro, ne mette due di ettari, ecco, noi siamo le persone più felici del mondo. Questa, in grandi linee, è stata la nostra idea, il motore che ci ha spinto a fare quello che siamo riusciti a fare. Torno sempre a ringraziare tutti questi fantastici ragazzi che vedete in questa fotografia perché senza di loro non sarebbe stato possibile fare questo. E quindi io vi saluto dicendo, usiamo sempre queste tre parole, buono, pulito e giusto, se l'applichiamo a tutto quello che facciamo nella vita, secondo me vivremo tutti meglio e staremo più felici. Grazie a tutti. Bene, benissimo, benissimo. Grazie Francesco. Tu in qualche modo hai già anche risposto ad alcune delle domande che sono arrivate. Vi ringraziamo perché sono arrivate veramente tantissime domande e purtroppo non possiamo rispondere a tutte. Abbiamo un quarto d'ora adesso per poterle rivolgere ai relatori. E prima però di passare alle domande volevo chiudere un secondo con l'esperienza di Francesco perché
e ovviamente di Francesco Dini, ma che rappresenta qualità e servizi, perché da questa esperienza così forte di olistica, un po' come appunto giustamente ricordava l'importanza di essere olistici nel tema Tom, ci è venuta voglia di pensare che anche questo tipo di esperienze, questo tipo di impegno che si vogliono prendere questi cuochi della ristorazione scolastica potrebbero essere inclusi proprio nel progetto dell'Alleanza Cuochi e Presidi. È qualcosa su cui noi stiamo lavorando, ci sembra giusto partire da un esempio così virtuoso perché loro sotto tutti i punti di vista diventano degli alleati tanto quanto gli altri loro colleghi, insomma, nei loro ristoranti, e quindi vediamo se riusciamo ad integrare questo tipo di esperienza, farlo diventare anche un modello da poter replicare per tutte le altre mense che si vogliono impegnare nello stesso modo. Quindi io vi ringrazio perché oltre a essere una prova concreta del si può fare, siete anche veramente un vessillo, un esempio da seguire sotto tutti i punti di vista, perché come spiegavi giustamente te, si coinvolgono i bambini, ci sono i produttori, insomma i genitori, si crea una continuità che va ben oltre la classe, che va ben oltre il momento della mensa. Quindi grazie a te, a tutta la tua equipe, a tutti voi che avete messo in moto, e fortunati quei bambini di questi 5 comuni che possono comunque andare in una scuola pubblica e avere questo tipo di servizio, quindi complimenti. Io passerei quindi mi fate adesso solo dire una cosa: se noi riuscissimo a ottenere questo riconoscimento di entrare nell'alleanza dei cuochi, per me professionalmente equivalerebbe a dire di aver avuto 3 stelle Michelin. Sarebbe una cosa eccezionale, veramente un qualcosa che ci farebbe una gratificazione immensa, e spero si possa arrivare, e vi ringrazio se ci darete una mano per ottenere questo. Ma io penso di sì, e poi comunque sì, le 3 stelle Michelin o l'Oscar magari, no? Come se fosse, per cui. Bravo, grazie mille per quello che hai detto. E allora, sono arrivate tante domande che sono rivolte a tutti e tre voi. Francesco in parte ha già raccontato, sono arrivate delle domande che riguardano lo spreco, come è riuscita a gestire lo spreco alimentare, altri che ci chiedono come appunto si riesce ad applicare poi il buono, pulito e giusto. Quindi io ricomincerei con Jenny, Tom e poi Francesco. Vi prego proprio un minuto alla risposta, perché abbiamo molto poco tempo e vorremmo sentire comunque tutti e tre. Quindi Jenny, una domanda, ci chiedono come entrano in contatto le famiglie e si dà continuità al progetto che voi avete messo dentro la scuola? Come riuscite a tenere insieme famiglie e scuola attraverso il tuo progetto? Un minuto, se è possibile, di risposta, e poi ti faccio anche un'altra domanda, così rispondi a tutte e due. Come contenete voi appunto il problema dello spreco a scuola? Un po' Francesco ci ha raccontato che loro hanno un monitoraggio quotidiano con la collaborazione con i professori che aiutano in questo, ma invece voi come riuscite a capire e a contenere soprattutto lo spreco? La stessa domanda vale anche ovviamente per Tom, che segue subito dopo. Very, very good questions. It's really important for us to connect as a school community. So our messaging is very simple and concise. Families can follow me on social media, which is jenny.devivo on both Facebook and Instagram, where I continually post stories and information regarding the menu, how I'm making the food, what their children are eating, what they're learning how to cook, et cetera, et cetera. I think it's very important that when the teachers talk to their children in their classrooms, that they give them message-driven educational pieces that then the families can talk about at dinner. We openly ask for feedback every single day. So parents and caregivers will email me or call me or contact the school through the website with any questions or concerns, whether they are dietary related, whether they're food allergies, whether they
would like to make suggestions on what we serve, whether they would like to know where to source ingredients or to gather recipes. So we have a very big open door policy. No question is left unanswered. We might not have the answer they like, but we always come to some kind of agreement. As far as food waste is concerned, we are what you would say incredibly frugal. I like to say the F in chef stands for frugal. We want to know who's ordering on a daily basis so we get a general idea, so we don't over-order any of our food. So we have that dialed in pretty much to a T. So the food waste in the cafeteria is incredibly minimal. Any of it is either composted or fed to chickens and pigs to our local farmers, because we like to give back. They give us such beautiful quality ingredients. We like to then give it back to them so they can feed their animals or their plants and keep that circle going. I mean, it's very important to be a community, because in essence, it takes a community to feed a community. In COVID, we've had to pivot really quickly. So we use compostable materials to get out our grab and go and delivery meals, as well as our in-house. But in the real school world, we use trays, silverware, and glasses. They are washed every single day and sanitized, but it gives kids ownership on how they are responsible for eating healthy. And it's a learning experience. We have monitors in the cafeteria, which are teachers or volunteers or visitors like fishermen and farmers who help guide them. So when they're throwing things away, they throw them in the recycling bin or in the food recycling bin or in the dishwashing material bin that we will then wash. So we try to encompass an educational hands-on piece from the minute the kids come to school, leave the school, with the cafeteria being one of the most important classrooms of their day. Bene, grazie Gianni. Un'ultimissima che credo di interpretare e penso che tu mi possa dire sì o no, è come fate a coniugare qualità e prezzo. E nel fatto che tu dica che siete frugali, suppongo che tu stia lavorando nei menu per riuscire ad avere anche una buona qualità, però con un food cost contenuto. Quindi di proprio una battuta che poi passiamo a Tom, le stesse domande. È così? So like I said, I only offer one hot meal and a salad bar option, which brings my costs down incredibly so I can source real high quality ingredients. Also being participant in the National School Lunch Program here in America, I get commodity foods, which are free from the government, which I will then incorporate with my locally sourced high quality ingredients. We also have a program here on the island called Island Grown Gleaning, where these volunteers go to farms and they take the surplus produce. So it's broccoli, tomatoes, kale, bok choy, whatever that produce is, butternut squash, onions, potatoes, they will in turn deliver countless pounds, hundreds of thousands of pounds of free produce to my school, which in turn I process, freeze, and then store to use throughout the school year. I also am in working with local supermarkets who, if a product is not selling, whether it's meat, fish, flour, eggs, bananas, they will in turn bring the food that they have sort of designated as past its sell-by date and give it to me, so I rescue it for free and then incorporate that again into my meals. So I'm constantly thinking about how I can stop food from landing in a landfill if it can be prepared, saved, frozen, and used in a meal. So that's basically how I do it. It's a lot of thought, but it's become muscle memory now, and I'm teaching that to my children, who in turn are teaching that to their families. Beh, grazie, hai trasferito la Disco Soup, che è un altro dei nostri programmi, cioè idee a livello di Slow Food International, e l'hai trasferita dentro la scuola, quindi complimenti, sei
veramente fantastica. Io sono una tua follower su Instagram, quindi guarderò tutti i giorni quello che cucini e spero di rivederti presto. Passo la parola a Tom e le stesse domande per te. Famiglia, come la coinvolgiamo? Spreco, come lo riduciamo? E soprattutto il governo vi dà una mano per abbassare questo prezzo nelle vostre mense o no? E come fate a mantenere il prezzo? A lot of questions, and I try to answer them very quickly. The difference with my answers between me and Jennifer will show the difference in the legal structures that are applied in Europe and the United States. You probably know that in Europe we cannot use the kitchen waste for farmers. That has to be eliminated by special companies and cannot be served to animals. The food waste is a big problem also in the Czech Republic. A lot of food is wasted, not in the kitchen, but in the cafeteria, where children do not finish their meals and the food gets thrown away. It's a big problem. And we in our program are trying to help to solve it, to eliminate food waste by various programs, educational programs for children, food audits in the cafeteria, simply to inspire and motivate children to eat as much as possible and to minimize the waste. How the real healthy schools work with parents. Well, it's one of the key ingredients of our program. The schools invite parents to come to the cafeteria to taste the food. They invite them to for various seminars, teaching them how to cook. And they invite them to share their knowledge and experience in the school gardens. The food cost, the Czech government subsidizes the cost of the kitchen equipment and the school cooks' salaries. The parents pay for the cost of the food. And it is about 1.2, 1.3 euro per lunch that the parents pay for the food. Beh, grazie Tom anche per essere stato così sintetico e bravo. Io chiuderei invece con una battuta perché dobbiamo veramente chiudere tra qualche minuto. Intanto ringrazio già adesso tutti quanti e credo che tutte queste domande che siano arrivate poi Elena le gestirà e vedremo anche di rispondere magari in qualche modo a tutti. E ultima battuta per Francesco Dini e chiedergli voi invece come vi siete regolati non tanto per il buono, pulito e giusto e lo spreco perché ce lo hai già spiegato, però per il food cost, cioè avete lavorato nel menu per riuscire ad avere qualità, però al tempo stesso riuscire a contenere un prezzo che sia accessibile per le famiglie. Allora, certamente sì, noi abbiamo usato lo strumento del menu cercando di bilanciare le pietanze, i condimenti, tutto quello. Noi quando mettiamo giù una ricetta poi la traduciamo su una scheda piatto che ci permette di valutare il prezzo del pasto del piatto che stiamo producendo e poi ci consente anche di ordinare in maniera adeguata cercando di evitare lo spreco. Noi, a differenza di altri, non abbiamo sovvenzioni da parte di nessuno. Quello che noi facciamo nasce tutto dalla retta, cioè dal prezzo del pasto che viene pagato dal genitore. Quindi alla base di tutto una ricetta codificata, una buona programmazione
che eviti gli sprechi e che ci consenta anche di trattare prezzi che sicuramente sono migliori di quelli che il mercato offre, ma ci consentano di stare in piedi. Ecco. Lasciatemi dire un'ultima cosa, noi sul problema dello scarto alimentare abbiamo attivato un altro programma, specialmente in uno dei nostri comuni abbiamo abbattitori di temperatura all'interno delle scuole e quindi il cibo non consumato viene abbattuto e poi donato a associazioni che si occupano di dare una mano a chi è meno fortunato di noi. Questo in grandi linee è quello che cerchiamo di fare. Mi piace molto quello che hanno detto i colleghi dall'altra parte del mondo, perché condivido, però ognuno deve fare i conti con la propria realtà. Quindi noi lavoriamo sulla selezione del prodotto e questo ci consente di fare quello che siamo riusciti a fare. Beh, grazie mille, ringrazio tutti quanti, non ci rivedremo tra 2 anni, ma ci rivedremo sicuramente prima. Io vi ricordo che questo è frutto di una rete che si chiama appunto Terra Madre, è la rete di Slow Food. Per essere attivi nella rete è importante associarsi, partecipare alle attività, perché noi siamo qui e siamo fatti da tutti noi, la rete è fatta da noi, quindi mi raccomando, partecipate. Mi dispiace molto per tutte le domande che non siamo riusciti a rispondere, però avremo un altro modo per farlo sicuramente in un'altra occasione. Ringrazio tanto Elena Sandrone. Aggiungo solo un'ultima cosa: se avete delle domande residue, ho postato la mia mail, potete mandarmele e risponderemo appunto. Perfetto. Faremo un'indagine più approfondita. Benissimo, allora grazie Jennifer De Vivo, Tom Vaclavic, Francesco, grazie a tutti e viva i bambini, evviva la vita, evviva il mangiare buono. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Bye. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. Common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at Terra Madre Seluna del Gusta.com.